Suka. Suka. Emang lagi cantik, tapi bukan sok cantik. Ho una piccola challenger personale. Non so se vi ricordate i miei viaggi in Thailandia dagli altri anni. Questo era il tenore della mia valigia. Questa più un trolley. E poi avevo uno zaino e la borsa. Io vorrei far entrare tutto in uno zaino, così, per 3 mesi. Tenendo conto che vorrei avere la crema per il corpo, la crema per la faccia, e lo shampoo particolare che è così, e la crema per i capelli cos'ha. Quindi praticamente sarà tutta presa dalle cose del bagno. Adesso questo non sarà lo zaino definitivo, diciamo che è lo zaino più grande, cioè più grande, non da di quelli lì grossi, no? Perché non volevo andare in giro con uno zaino di quelli grossi e devo farci stare tutto. Adesso bisogna vedere, no? Devo capire che cosa portarmi. Voi cosa mi suggerite? Du maglie, du mutande, me le lavo la sera, un pantaloncino, una gonnellina, un jeans e basta. Che mi devo portare? Due paia di calze, una scarpa chiusa da ginnastica e una ciabatta. Ah, poi volevo portare comunque uno zainetto più piccino, no? Così di questi proprio estemporanei, che quando ti sposti il giorno che vai in giro vai a un warung, che sarebbero questi ristorantini tipo un po' tipo, un ristorantini, questi qui tipici indonesiani. Eccolo qua, Warung Java Indonesian Food. Cosa ci consigli? Allora, è un warung, quindi si mangia, diciamo, un pasto frugale. Questo è il nostro menù. Vi consiglio 4 scelte di primi: il riso, il nasi goreng classico indonesiano, i mi goreng, che sono spaghettini di semola ricciolini. Si possono abbinare con condimenti a vostra scelta, quindi il sapore è indonesiano, però poi potete scegliere se farlo di pollo, di pesce, vegetariano, okay, vegano, zuppa di pollo, sì, oppure i fritti. E poi c'è il goreng mix, che ha un assaggio di tutti e 4. Sì. Ah, un goreng mix, sì, lo prenderei. Sì, da dividere è perfetto. Sì. Ecco, qui ci sono le monete indonesiane. Ci possiamo cominciare a studiare la moneta. È arrivato. Questo è tutto un po' il mix fritto. Come si chiamano? Allora, martabak. Martabak. Un voltino ripieno di uovo, cipollotto e tofu. Tofu ripieno di verdura, fritto in pastella. Frittelle di verdura. Ah, ok. Il tempeh. Grazie. Prego. Ah, sono molto buoni questi benissimo, croccanti ma non nudi, proprio al momento lo spazio. Questo video sarà la felicità di Braulia. Questo è il sate aia, nasi, cioè riso e spiedini di pollo. E questa è la salsa di arachidi da mettere lì. Suka. Saya suka di Itali karena ada suami. Lupa suami. Vengo che la mamma di sana aku belajar pelan-pelan. Iya, saya belajar bahasa Italia pelan-pelan. Sama-sama. Ya, sama. Terima kasih. Terima kasih banyak. Grazie di tutto. Troppo simpatica, ma lo sapevo, che gli indonesiani sono molto simpatici. Lei diceva che parlo bene indonesiano, ma non è vero. Però dice che secondo lei, stando lì, insomma, questi mesi dovrei imparare, anche se studiando anche cinese ovviamente sono pelan pelan, cioè lenta. Divertente, una bella scoperta. Molto divertente, molto carina e buona la cucina, espressa, buona la cucina, sì, quasi sì, uno fatta... street food cucinato lì sul momento. Sì, esatto. Quindi è un localino piccolo ma molto carino da venire a mangiare qualcosa di indonesiano. In che via siamo? Via Vanchiglia. Via Vanchiglia. Via Vanchiglia. Sono un po' disordinata, però non siamo qui per questo, giusto? Qui sto pensando di ho messo le cose per il bagno, no? L'asciugamano super tecnico che prende poco spazio.
Adesso sono seduta sul cesso, ma non è, è chiuso, eh. È chiuso il cesso, cioè, ecco, no, per dire così, giusto per. Ma com'è che io c'ho questa predisposizione che mi piacciono le cose rovinate? Franco me lo chiede sempre, cioè, ma questi pantaloncini non li possiamo buttare via? No, guai, guai. Ma dai, guarda questi come sono carini. No, le cose... mi piacciono le cose belle logore usate. Questa è una delle mie maglie preferite, cioè io amo questa maglia. Eccolo qui, il buchino. Guardate qua. Massacrata. Eppure io l'amo, non la butterò mai finché non proprio non mi si sfalderà fra le mani. Ecco qua, in mezzo ai buchi hanno della stoffa, guardate qua. Queste sono proprio... stanno cadendo a pezzi, guardate qua. Ma e sono anche un po' il loro fascino, no? Magari una gonna lunga, oh madonna. E questa mia challenge sta sfumando sempre di più. Come mi stanno? Come mi stanno? Nella vita bisogna fare delle scelte. Quello zainetto piccolino. Sono negata. Mi raccomando, aiutatemi a fare una scelta. Ecco, mi metto il pareo, se mai. Essendo che questo video uscirà prima della mia partenza, una settimana prima, vi prego, datemi dei consigli qua sotto in descrizione. Aiutatemi nella mia challenge. La scheda mi sta quasi per finire, accidenti. Ambiente diverso, è arrivato Franco, ancora col cappotto, quindi ci siamo trasferiti di qualcosa. Veramente dovevi di nuovo uscire? Dov'è? No. Chiedo la vostra collaborazione, bocciate questa gonnellina. Perché sono, sono 3 anni che, no, 5 anni che vedo sta gonnellina. Ma veramente ha 20 anni. Basta. Sta gonna. Ma io la vedo da 4 anni e mezzo. Questa gonna ha più di 20 anni. Basta. Secondo me. Compriamo altre gonne. No, non mi piace. No, sei un consumista. No, ma no, basta. Quella sacco. Gonnellina lì va cambiata. Mi raccomando, dite che va bene. Poi la preparazione non è soltanto, diciamo, linguistica, psicologica, come avete visto, non è soltanto di abbigliamenti, di borse, di cose da bagno, eccetera, da portare, ma c'è anche una preparazione, come dire, estetica. Quindi adesso vi porto con me a fare... Siamo un centro estetico molto particolare, non siamo il normale centro estetico, fine. No, ti giuro. È uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. C'è una mangia al culo. Finito, eccomi qui, come sto? Top, ovvio, è venuta benissimo. Sono tornata a casa, Franco sta preparando da mangiare. Saluta Franco. Petto di pollo. Buona onda.